per l'Olimpica Basket, il derby di domenica in trasferta contro la Diamond Foggia arriva in un momento delicato per i gialloblu di Giovanni Gesmundo, che nella 14ª di ritorno del campionato di basket Serie C Silver sono chiamati ad una impresa che, se realizzata, consentirebbe di restare in corsa per i playoff. La missione ridimensionata dopo la sconfitta in terna contro il Vieste. L'obiettivo dichiarato è vincere quanto più partite tra Foggia, Manfredonio nel turno infrasettimanale mercoledì e da chiudere Adria Bari ed Ostuni. L'allenatore gialloblu dice: ovviamente proveremo a vincere tutte le quattro partite che rimangono in calendario. Sei giorni fa ero convinto di vedere un atteggiamento in partita diverso della mia squadra. Può capitare una domenica storta. Ero convinto in un miglioramento dopo il derby cittadino. Ci siamo parlati con i ragazzi e abbiamo analizzato ciò che non andava. La Diamond Foggia è una squadra concreta con giocatori tenaci ed aggressivi, personalità ed ottima coordinazione tra i vari elementi. Arbitri della sfida alle 19, nonna di Casa Massima e Rosso di Taranto. Riscatto pieno per l'Allianz Udas. Nella 14ª di ritorno del campionato di basket Serie C Silver, i biancazzurri allenati da Luigi Marinelli hanno battuto per 91-68 il Valentino Castellaneta. La partita comincia al piccolo trotto con equilibrio fra le due formazioni. L'Allianz fa sentire la sua voce grazie al duo Cipri Malat, mentre Castellana replica con Resta e Coleman. I padroni di casa cominciano a distanziare gli avversari e al termine del primo quarto è 20-19. All'inizio del secondo il gioco dei Cannibali si va più veloce e ben orchestrato da Capitan Serazzi e Dulano non dà scampo alla Valentino Castellaneta, che pur con generosità, ma non basterà, cerca di restare sul pezzo. All'intervallo lungo 44-32 Allianz. Il terzo si apre con la spinta definitiva dei padroni di casa. Importante l'azione tutta americana partita da Malat e chiusa con una poderosa schiacciata da Boss. Mennuni in difesa è un mastino più che inferocito per non far passare gli avversari, mentre Cipri si intrufola nelle maglie avversarie come un roadrunner che non vuole fermarsi mai, unitamente al Falcone tuttofare, con Serazzi e Dulano che a suon di triple chiudono con molto anticipo la gara. Castellaneta alza bandiera bianca troppo presto e si chiude 91-68 con tranquillità. Poco tempo per riposare, in campo mercoledì per l'ultimo turno infrasettimanale della stagione con la trasferta ad Altamura. Mimmo Siena, speciale news dal Palasport, Nando Di Leo, Cerignola, Foggia. Davide Cipri, allora 91-68, fantastico, vi siete ripresi abbastanza bene dopo la, diciamo, la sconfitta incredibile di Nani. Sì, era importante vincere stasera perché dovevamo subito rifarci dopo la sconfitta con Nani domenica scorsa. Abbiamo vinto, sì, è stata una partita abbastanza positiva, però il nostro gioco, diciamo, che esprimiamo può essere sempre migliore, quindi devo ancora continuare a lavorare anche in settimana e farci trovare sempre pronti, perché fra poco inizieranno i playoff e lì, diciamo, le partite conteranno molto di più. Tra l'altro oggi avete veramente giocato bene, veramente una bella risposta in una sconfitta che veramente ha lasciato più di un mugugno. Sì, abbiamo fatto azioni abbastanza positive, dobbiamo ancora limitare qualche palla persa di troppo, però questo dobbiamo solo, diciamo, questi difetti li dobbiamo limare solo, diciamo, in allenamento, in settimana, perché solo lì, buttando sempre sangue in allenamento, allenandoci forte, possiamo giocare bene il fine settimana. Senti, pochissimo tempo per allenarvi, poiché mercoledì avete la trasferta di Altamura. Sì, mercoledì giochiamo ad Altamura e sarà una partita non facile sicuramente, perché loro lottano, comunque sono con un piede nel playoff, però comunque lotteranno per un piazzamento, per un buon piazzamento. Noi comunque, detto, dobbiamo subito ricaricare le pile e pensare subito ad Altamura. Grazie. 11ª giornata del girone di ritorno per il campionato di Serie B di basket con l'Allianz Cestistica San Severo, che sarà impegnata domenica pomeriggio alle 18 nella seconda partita casalinga consecutiva. Ad arrivare, ad affrontare i gialloneri di Piero Cohen, sarà l'Ortona, la formazione di casa reduce dalla bella vittoria ottenuta contro il Giulianova, vuole continuare il momento positivo e dunque parte adesso il rush finale della regular season, che deve ancora esprimere tutti i verdetti, a cominciare dalle zone altissime della graduatoria. Ricordiamo che al momento attuale l'Allianz Cestistica San Severo si trova al secondo posto in classifica. Non sarà facile superare la formazione allenata da Sorgentone, considerato tra i migliori allenatori del campionato insieme a Cohen. Ricordiamo che domenica scorsa proprio l'Ortona aveva vinto la prova casalinga contro il Martina Franca con il punteggio di 66-46.
Settima giornata del girone di ritorno per i campionati di pallavolo maschile e femminile, con importanti sfide per le formazioni opantine. Per la settima della Serie B2 uomini, al Pala di Leo alle 18 dopo la pausa di riposo, l'Iposea Udas affronta la Folgore Massa Napoli, autrice di un campionato di vertice. Le promesse per una gara equilibrata e ricca di emozioni ci sono tutte. Il duo Castellaneta Ferraro della Iposea sono intenzionati a mantenere alta la concentrazione, seppur la matematica ha già praticamente consegnato alla squadra opantina la permanenza in Serie B anche per la prossima stagione. La squadra campana, che arriva da 3 vittorie consecutive, può essere un avversario non facile da superare. In importante test anche per la Libera Virtus, nella settima di ritorno del campionato di Serie B2 femminile, le ragazze allenate da Michele Drago e Cosimo Di Lucia sono attese alla delicata trasferta di Salerno contro il Baronissi, match fondamentale per la corsa al secondo posto alle spalle della capolista Altino. Le distanze sono 4 per quanto riguarda le lunghezze, Libera Virtus è seconda, mentre, lo ricordiamo, è terza proprio la formazione campana. Sono tornate immediatamente al successo domenica scorsa le virtusine con il 3-0 ripilato al Chieti. Si tratta di una squadra, quella della Baronissi Salerno, che sta vivendo un periodo di forma sbagliante. Pochi sussulti nei due anticipi che hanno aperto la 13ª giornata di ritorno del campionato di Serie A. All'Olimpico la Roma ottiene un prezioso pareggio contro l'Inter 1-1 nella lotta per il terzo posto che vale la Champions League. L'Inter si era portata in vantaggio nella ripresa con Perisic, raggiunta dal gol giallorosso di Nainggolan a 6 minuti dalla fine. In chiave salvezza invece un punto che non accontenta nessuno, né Empoli e Palermo, costrette ad 1-0-0 deludente. Nelle partite della domenica pomeriggio l'attesa è per il derby tra Torino e Juventus, con i bianconeri di Massimiliano Allegri al riscatto dopo l'eliminazione dalla Champions League, mentre il Torino lavora per la salvezza. Si attende anche la sfida del San Paolo, dove il Napoli attende un Genoa rigenerato. Tra le altre gare della giornata ricordiamo Atalanta-Bologna, Frosinone-Fiorentina, con i Viola in corsa per l'Europa. Per le zone salvezza attesa per Verona-Carpi, Sampdoria, Chievo, Sassuolo-Udinese e poi in serata Milan-Lazio.